notevolmente inferiori a quello del 6-8. Grazie per gli interventi. Volevo un attimo aprire una parentesi. Vedo che c'è un po' di confusione in aula, c'è chi parla, chi si alza, chi... Mancano ora adesso Rocca e Mieli, non è stata notificata dall'allontanamento, quindi cioè, chiedete prima di spostarvi. Passiamo al quarto punto. Impianto di depurazione comunale, localizzazione dell'area. Se... è uscito Miceli. Ok, se volete delle delucidazioni su questa cosa, inviterei il responsabile della tecnica, geometra poi domani, si può accomodare tranquillamente fra noi. Notificatelo quando uscite, per favore. Vuole produrre il punto? Sì, grazie. Il problema depuratore, ognuno di noi, ognuno di voi dovrebbe sapere che di depuratore Portopalo non ci è mai stato. Depuratore significa andare a scaricare a mare, direttamente a mare. Una delle priorità di questa amministrazione e del sottoscritto, e pregherei Mario Portopalo di darne anche contezza, è stato quello di cercare di portare avanti questo progetto sul depuratore. È stata contattata una società molto seria, molto consolidata in materia, la società del Trentino Alto Adige, la quale è venuta, ne abbiamo parlato più volte, abbiamo presentato a questa società un progetto che già esisteva ma che non l'ha riscontrato obiettivamente idoneo, e quindi la necessità di andare a fare qualche altro progetto e di reintegrare questo stesso progetto. Una condizione essenziale è che il depuratore possa passare, quindi se dia inizio poi all'evoluzione del progetto medesimo, e di farlo passare al Consiglio Comunale. Ecco quindi la necessità di venire oggi a discutere finalmente, per la prima volta in assoluto, finalmente, di un depuratore a Portopalo di Capua, che non è la pianta, non è l'individuo di sosta, non è l'individuo di eccesso, non è il risorto pedonale, ma è qualcosa di fondamentale e per la salute pubblica, e per il turismo, e per lo sport, e per lo spettacolo, e per quel senso civico di questo benedetto paese. Quindi il sottoscritto vanta merito ad aver sollecitato insistentemente di non mollare affinché venga realizzato il depuratore a Portopalo di Capopasso. Prego, Giorgio Giorgio Giorgio. Ok, prego. Sì, se può. Perfetto. L'assessore competente. L'assessore competente, quindi non di rinnovazione, ma penso che insomma per questi anni che abbiamo trascorso con gli amici qua presenti, con i divisani e gli altri, la storia ce la ricordiamo tutti per quanto riguarda il discorso del depuratore che nasce dal 94 in poi, dove erano assegnati dei fondi per quanto riguarda la costruzione, quindi il finanziamento dato dalla regione siciliana per la costruzione di questo famoso depuratore. Quindi dal 94 poi l'amministrazione che era in carica allora, noi eravamo componenti del Consiglio Comunale, noi ero componente del Consiglio Comunale, quindi la ragione quando ieri mi fa ricordare che insomma non sono il nuovo che avanza, ma può essere l'esperienza che serve in questa giugno, in questo Consiglio Comunale, con l'amico Chiavari che tecnicamente ne sa più anche di me, e quindi collaboriamo su questa cosa con tutti per poter portare avanti e risolvere la problematica che oggi diventa primaria. E quindi poi dal 99 quando ci siamo insediati come giunta abbiamo cercato di riprendere questo discorso del depuratore. Ricordo a qualche giovane magari seduto qua in aula che ha dimenticato tutta questa fase politica che si sono impegnati a portare avanti le amministrazioni precedenti. E non basta solo criticare, ma bisogna criticare con un di spunte di progettazione. Questo è importante affinché la politica possa dare anche delle risposte. Noi cerchiamo di dare delle risposte nel passato,
e vediamo che praticamente nel 99 ci sfugge di mano questo finanziamento. Cerchiamo di individuare e proporre, quindi lavorare sul depuratore, individuiamo l'area che nella zona Pizzuta, che era stata già designata, cerchiamo di portare avanti questa discussione politica all'interno della giunta, del consiglio comunale e via discorrendo, però giustamente gli investitori anche a livello privato, a livello regionale abbiamo dei problemi che non riusciamo a portare avanti. Dopodiché rientra, se non ricordo male, la SAE 8 che prende in mano questa situazione e che cerca di portare avanti anche il discorso della depurazione. Ci accorgiamo che il depuratore non è idoneo per poter portarlo tecnicamente avanti, perché se il discorso della condotta che scarica a mare, quindi della condotta che scarica a mare, che era sottomarina, che non era adeguata alla legge che regolamentava il discorso della depurazione. E quindi effettivamente affacciandoci dalla zona Pizzuta, quindi di fronte guardiamo la bella isola di Capopassero, qualcuno si specchia e si vede di colore diverso e guarda caso si accorge che non c'è il depuratore. Io dico che forse ci dovevamo accorgere un po' tutti prima, caro amico, però dobbiamo spingerci perché si possono realizzare queste cose. Qualcuno mi ha chiesto come mai adesso avete, come mai? Perché questo è il nostro compito, siamo qui deputati a fare questo. Quindi io ho cercato, ho avuto una grossa mano da parte del tecnico, che adesso magari tecnicamente scenderà in minimi particolari, e abbiamo cercato di andare a riprendere questa discussione del depuratore. Perché se noi dobbiamo rilanciare il nostro territorio, giustamente non serve solo qualche spettacolino, non serve solo magari qualche sfilata, non serve solo adeguarsi all'era moderna, non serve solo usare il computer e cose, ma bisogna organizzarsi sulla pulizia, sull'organizzazione stessa, sul discorso dell'ingresso che ben venga, che è un bigliettino di visita, e quindi la collaborazione fra l'assessore all'urbanistica, fra l'assessore al turismo, fra l'assessore al bilancio che deve fare quadrare i conti, fra tutti i consiglieri che danno un contributo, e io parlo di tutti i consiglieri del Consiglio Comunale, non faccio differenza tra minoranza e maggioranza, perché siamo qua per dare delle risposte al Paese e che possiamo finalmente darle, speriamo. E quindi cosa ci accorgiamo? Ci accorgiamo che nel frattempo, dal 1994 al 2015, la zona di fronte dove era stato individuato il depuratore, guarda caso, ce ne siamo accorti, qualcuno magari guardando sempre il mare non se ne è accorto, magari anche all'interno della giunta, quindi a questo mi riferisco che praticamente non ha fatto il suo lavoro bene, perché si è distratto e non ha visto che praticamente è di fronte all'isola di Capopassero, zona Pizzuta, e zona 0 RPS, quindi significa che è una zona di riserva. Quindi ci obbligano le leggi, non lo dico io, né il tecnico, né il sindaco, né l'ultimo consigliere arrivato, né il primo, né l'assessore che non è il nuovo che avanza, dobbiamo cercare una zona nuova affinché si possa realizzare il depuratore. Considerando tecnicamente, valutando assieme al tecnico competente, abbiamo fatto diverse valutazioni, vedendo anche che il paese giustamente si sviluppa verso la zona che riguarda il discorso verso il porto, e quindi ci adeguiamo, ma non solo, perché anche il discorso delle pendenze, e quindi il discorso qua subentriamo sul discorso tecnico, vediamo che le quote non risultano dare la possibilità
di una pendenza che possa dare la possibilità dello scarico, quindi l'immissione del depuratore stesso, anche se veniva considerato in mezzeria fra il porto e la zona Cannalazzo, diciamo, ma che ci dobbiamo sempre discostare dalla zona di riserva. Quindi creerebbe la quota, si doveva risollevare con due pompe di risollevamento per portare la quota, e quindi abbiamo individuato nella zona, che poi nella planimetria si vede benissimo, nella zona dietro, diciamo, il ponte, il molo di Levante, quell'area che è al di fuori della riserva, ecco qua il consigliere Paolo giustamente, è al di fuori della riserva. E quindi speriamo che adesso, avendo individuato l'area, avendo la possibilità che ci sono anche delle ditte che vogliono investire nel nostro territorio sul depuratore, facendo poi le dovute valutazioni, possiamo finalmente dotare il paese di Portopalo, di Capobasso, di un depuratore. E quindi magari quando viene l'amico nostro, oppure il turista o il passante che si trova di qua e si specchia nel mare, trova solo l'acqua della limpida, pulita e azzurra. Grazie. Prego Mario, poi domani. Presidente, volevo fare un intervento. Sì, dopo responsabile. Io devo dire solo che la problematica del depuratore fino al 20 giugno del 2014 era di competenza dell'ATO e di conseguenza rientrava nei piani finanziari della 6.8, in quanto ente di gestore. La 6.8 aveva approntato un progetto preliminare su indicazione del comune. Questo progetto, che era stato inviato anche alla regione per essere inserito nel piano d'ambito, non si è mai più trovato. Noi abbiamo fatto più volte richiesta anche per iscritto sia al lato che a 6.8, e ci hanno risposto che non sanno dove può essere messo. Quindi dal 20 giugno del 2014 c'è stata la preoccupazione di andare a vedere come fare per togliere questa anomalia dal territorio. Nel mese di settembre c'è stato un sopralluogo e un accertamento da parte dell'ARPA con la quale abbiamo individuato alcune problematiche e alcune prospettive in funzione anche del depuratore, sono i verbali degli atti. E quindi da questo si è fatto tutto uno studio per cercare di risolvere la questione della localizzazione dell'area. Infatti stasera noi andiamo solo a dire, cioè voi come consiglio comunale andate solo a dire dove è possibile realizzare il depuratore. Però non è né un progetto, né un... è solo perché questo? Perché l'area prevista dal piano regolatore generale del comune di Portopalo rientra più che l'area, la porzione di mare dove recapita il corpo recettore del depuratore, rientra nella zona ZPS, fra l'altro con delibera del Consiglio Comunale numero 34 del 2008, istituita come riserva naturale, quindi anche il Consiglio Comunale. Questo fatto all'epoca fu comunicato a 6.8, che doveva modificare il progetto, doveva fare le proposte, però poi non è stato mai fatto. Quindi in virtù di questo e delle altre due problematiche che diceva l'assessore, una quella dello sviluppo verso il porto, quindi anche con l'insediamento del porto turistico, per cui deve essere del 2011, quindi la previsione di poter allacciare poi quelli che sono gli scarichi che provengono dalla portualità turistica, e dal fatto che per poter poi risalire dal porto, eventualmente se rimaneva là dove era il piano regolatore, c'era bisogno di un impianto di sollevamento che comporta dei costi non indifferenti. Mentre oggi, contro una semplice piccola pompa dal corpo dove recapita, si porta sulla via Isonzo e dalla via Isonzo per caduta può arrivare al porto perché c'è la pendenza. E allora la cosa che è stata fatta è quella di andare a vedere nel territorio del comune
quali potevano essere le prospettive. Alla fine, andando a vedere un po' tutti i vincoli, io ho messo la carta dei vincoli appositamente, se vedete l'unica porzione di costa dove non c'è un vincolo di ZPS o di SIC è quello dove abbiamo localizzato, l'area del depuratore, perché poi è impossibile che potesse essere localizzata nell'ambito portuale, naturalmente. Ma subito dopo, ancora prima di chiudere il porto, ricominciano le aree SIC e ZPS. Per cui l'unico posto possibile è questo qua. Quindi quello che abbiamo proposto non è altro che l'unico posto possibile di localizzazione. A questo punto chi vuole avrà la possibilità di andare a sviluppare un progetto su quel posto. Anche noi come comune potremmo pensare di sviluppare un progetto per attingere al finanziamento e così via. Scusi, chi vuole un possibile privato? Sì, anche perché il privato può proporre, perché anche l'opera è inserita nel piano triennale della mia Repubblica, già da tanto tempo. E il privato con la nuova norma sui project può proporre e poi sarà il consiglio comunale a dire se piace farlo oppure no. Quindi questa sarebbe solo una votazione di variante del questo non è neanche variante, perché la costruzione dei depuratori non costituisce variante. È possibile farla all'interno dei 150 metri dal mare, è scritto tutto nella relazione, se volete la leggiamo, perché proprio con una legge del 2011, con la 12 del 2011, è stato variato la normativa. Ormai i depuratori non costituiscono variante al piano regolatore, ma l'approvazione dei progetti è già un fatto esecutivo. L'altra cosa è con la legge dell'89 del 2001 tutti i depuratori possono essere messi a meno di 150 metri dal mare, perché vengono considerati come opere con la diretta fruizione del mare, appunto per favorire gli scarichi. Quindi quello di stasera, ripeto, è la localizzazione. È il consiglio comunale dice che il depuratore di Porto Palo può essere fatto in questo posto. Quindi l'amministrazione o anche un privato, se vuole, da questo momento in poi dovrà pensare di fare il progetto preliminare, definitivo e poi esecutivo del depuratore su quell'area e non su altro. Okay. Mi scusi perché un attimo c'era Chiavaro prima, sì. Grazie Presidente. Allora, io volevo fare sì, qualche domanda al giovane del Poetomani, ovviamente un in bocca al lupo all'assessore Ginnuso, che sia la volta buona, voglio dire che in qualche maniera, visto che effettivamente dal 99 al 2014, non proprio, perché Mario Poetomani diceva fino al 20 giugno 2014 era competenza di 6-8, a iniziare da 6-8 dal 18 maggio 2010. Dal 18 maggio 2010. Quindi diciamo, io non so se il comune aveva qualche progetto cantierabile, ma penso a questo punto di no. Posso fare tutta la storia del problema? No, io dico ultimo anche perché fare il depuratore è sicuramente un atto di civiltà, renderebbe sicuramente. Il comune, come ha detto l'assessore del Muso, nel 94 fece il progetto esecutivo e fu anche finanziato. Poi non riuscirono a fare ancora l'appalto, a spendere i soldi, e il decreto fu revocato. Da quel momento in poi. Non lo so chi c'è, io dico la data, per me era molto grande. Poi nel momento in cui io mi sono insediato nel 2006, quando sono venuto qua a Porto Palo, una delle prime cose che l'allora assessore, mi pare che fosse Gianluca Ginnuso, pose fu quella di accelerare sul depuratore. Quindi fu ripresa la trattativa con l'ingegnere Spasi, che aveva chiesto dei soldi, cose per poter fare sul depuratore. E quindi si cominciò per rifare di nuovo il progetto del depuratore. Mentre poi ci fu la riserva marina. La riserva marina comportava all'epoca la modifica del PAF, del programma delle fognature, che era una cosa un po' onerosa da fare. E quindi si dovevano cercare i fondi per fare questo PAF. Mentre poi è venuta la 6-8. Dopo la 6-8 è storia che vi ho raccontato, nel senso che c'è stata la massima
sollecitudine da una parte dell'attuale amministrazione perché questo problema sia posto in attenzione e sia posto per essere risolto. Sicuramente, quindi, anche perché siamo spinti, come sappiamo, dalla comunità europea, che già nel 2012 la Corte di Giustizia Europea ha condannato 57 comuni siciliani e la Sicilia quest'anno costerà circa 200 milioni per quanto riguarda l'infrazione a livello nazionale, solo la Sicilia quanto pesa. Anche perché si dovevano sfruttare anche dei fondi, penso, infrastrutturali, quindi... Ma è così, noi ne abbiamo avuto, almeno così diciamo alla regione siciliana, perché noi abbiamo avuto 1 miliardo e 100 milioni di fondi strutturali, di cui c'erano 96 progetti cantierabili ovviamente, di cui... Per i comuni superiori a 15.000. Per i comuni, esatto, stavo dicendo, quindi per quelli inferiori ai 5.000... 5.000 ancora non c'è sanzione, non c'è nulla. Non c'è sanzione, perfetto, e quindi leader di accelerare. Quindi no, quello che volevo dire, dico, io speriamo che sia la volta buona, perché mi ricordo anche... quando ci fu quindi 6-8 in qualche maniera, quindi quando si faceva opposizione quindi con il sindaco Piratti, in qualche maniera quindi ci fu 6-8, fu escluso anche il progetto, se non sbaglio, per quanto riguarda il comune di Portopalo. Uno non era un plauso sicuramente, eravamo tutti dispiaciuti. Ora il discorso è un'altra domanda tecnica che mi sorveniva così al momento. Secondo lei, da tecnico, sarebbe possibile praticamente fare una condotta in qualche maniera per spostare tutto ciò che è il refro praticamente nel depuratore di Pachino e potenziale Pachino? Ve lo dico a livello tecnico, considerando che a breve si parlerà di agglomerati urbani, quindi è capire se, perché c'era chi in qualche maniera avanzava anche questa proposta, cioè per la serie perché non collaborare con il comune di Pachino e dire i soldi anziché spenderli in un depuratore, facciamo praticamente una condotta che arriva fino a là. Poi non so se effettivamente o tecnicamente quindi sia possibile o meno, se il comune di Pachino in qualche modo quindi voglia anche il nostro, chiamiamolo così, il rifiuto. Tecnicamente tutto è possibile. Il depuratore di Pachino, per l'esperienza personale, è sottodimensionato rispetto a Pachino. Quindi non è in questo momento, non è in grado di ricevere neanche marzamento. Infatti non appena va in estate, va in esubero, va sopra la soglia, non depura più e ci sono tutti i problemi che ci sono. L'altra cosa da andare a verificare, questo è uno studio più complesso, è quello del rapporto costi-benefici. Perché se il costo iniziale, il costo finale, supera di gran lunga quello che è la realizzazione, perché tra l'altro il depuratore che serve a Portopalo non è un depuratore complesso, perché essendo meno di 5.000 abitanti, avendo poi il mare in una certa maniera, a noi basta soltanto una sgrigliatura, infatti è scritto anche nella relazione, per legge ci basta la sgrigliatura e la prima ossigenazione, quindi un depuratore molto semplice, non è, che può essere anche realizzato in maniera modulare. Significa che in inverno funziona su 2.000 abitanti, in estate su 5.000, basta riattaccare e mettere in funzione delle pompe particolari. Quindi come io ritengo, così a occhio, che come costi benefici andare su Pachino per il cittadino di Portopalo non sia conveniente, secondo me. Perché poi nel momento in cui vai su Pachino devi andare a valutare la tariffa su Pachino e quindi tutto quello che è il discorso della tariffa di depurazione che viene dal loro depuratore, che è sicuramente molto più complesso del nostro. Scusi, perfetto. Sì. Ma niente, io volevo chiedere a geometra poi domani se il fatto di ubicare il depuratore in prossimità del porto può influire in qualche modo, in modo positivo o negativo, o perlomeno influire l'attività portuale o l'attività del marittima, il fatto di spostarlo proprio direttamente dove c'è la flotta mercantile. Il depuratore non è, infatti è segnato sulla carta un piccolo pannello, però non è solo il depuratore a terra, perché poi necessariamente ormai per legge deve avere quella condotta sulla marina che porta l'acqua dove ci sono le correnti che la disperdono. Quindi io ho segnato solo il pennellino, però per poter progettare il depuratore bisogna fare le analisi cosiddette oceanografiche in modo da andare a ubicare
la direzione e la dimensione e l'orientamento della condotta sottomarina, in modo che il reflo non possa tornare a terra. E non possa avere influenze negative sull'attività portuale, questa era la domanda. Grazie. Beh, uno dei motivi per cui quello di Pachino non funziona è perché non ha la condotta sottomarina e quindi non andrà via. Grazie. Per poi domani ci sono altri interventi? Sì, ho una piccola domanda. Guardavo proprio adesso, ecco, un po' tutto l'ambaladame, la relazione con gli elaborati, visto che i tempi sono stati stretti, capirete benissimo che vediamo un pochettino come si può fare. Prego. Il posizionamento dell'area non è un elaborato tecnico, usa il posizionamento. Ma che ti ha interrogato, scusa, chi ti ha detto che non è elaborato? Io ho detto che c'è una relazione, c'è un elaborato, non lo so, perché c'è uno schema. No, la mia domanda magari nasce così, troppo curioso, il proprietario dell'area, dove la puoi domanda? Ho visto che c'è una misura, si chiama misura questa, la castale, bravo. Il proprietario dell'area, praticamente noi in questa area, cioè facciamo l'esproprio o gli paghiamo il terreno a sta signora, come funziona in questi casi, siccome di pubblica utilità. No, funziona che nel momento in cui avremo il progetto preliminare da andare ad approvare, faremo la notifica. Noi avremo e faremo. Certo, perché in questo momento faremo la notifica con l'avvio del procedimento per l'espropriazione e l'acquisto del terreno. Perché a quello l'espropriazione con l'acquisto che significa? Allora, l'espropriazione ormai va fatta a valore di mercato, non ci sono ciotabelle, sono valori di mercato. Sì. Quindi di per sé la miglior cosa da fare oggi con l'espropriazione è quello di avvisare il proprietario e cercare un accordo sulla base del mercato per l'affitto. La gestione volontaria. Ci servono circa 10.000 metri quadri? Perché non è solo l'area del depuratore, ma c'è anche la fascia del rispetto, perché il depuratore deve essere corredato da una fascia di 50 metri di inedificabilità assoluta e avevo un'altra fascia all'interno dei 50 metri tutta piantumata in modo che faccia da filtro. Questo è sempre per normativa, no? Sì. Ma poi leggevo qua sempre in questa sua relazione di genere che in primo luogo va bene il posto, il punto dove viene fatto il depuratore. Poi dice pure che in secondo luogo si deve tenere conto della porzione di mare soggetta a vincolo. Quindi anche nella realizzazione del pennello che sarà fatto, il pennello deve essere sempre fuori dal vincolo. Non è che può essere mai dentro il vincolo. Presidente, ascolti che è importante questo. Questo già l'abbiamo detto. Il pennello, quindi la condotta sottomarina, deve essere sempre fuori dall'area vincolo, se no si poteva fare un negativo. Attualmente era prevista in un'area invece a vincolo. C'era la cartografia. L'ultima cartografia fa vedere il confronto tra quella prevista nel PRG, il pennello a mare esistente e la nuova pubblicazione. Niente, io arrivato a questo punto per ulteriore pennellate chiedo 5 minuti di sospensione perché dobbiamo un attimino raffrontarci con i ragazzi e con chi è d'accordo con i 5 minuti di sospensione? Alziamo la mano, siamo d'accordo? Facciamo 5 minuti. Sono le 9:15 quasi. Sono decita.
favore, ai posti. Trovetti, Baldo, Pisana, Rocca, Mieli, Campisi, sono quattro. Ok, possiamo riprendere. Il punto che sto trattando è l'impianto di depurazione comunale e localizzazione dell'area. Ci sono altri interventi? Vuole riprendere Pisana oppure aveva terminato? No, non abbiamo ancora un nostro gruppo. Baldo? No. Presidente, il gruppo di Attiviamo Porto Palo si astiene in quanto non ha avuto il tempo materiale per disegnare le carte. Grazie. Possiamo passare alla votazione, se non ci sono altri interventi. Perfetto. Chi è favorevole? Scusate. Chi è favorevole all'approvazione del punto? Alza la mano. Chi non è favorevole non alzi la mano. Noi abbiamo. Sono 9. Sì. 9. Rivotiamo per l'immediata esecutività. Chi è favorevole alzi la mano. Stessa cosa.